L'orso marsicano Juan Carrito è morto dopo essere stato investito da un'autovettura sulla statale 17 a Castel di Sangro. Inutili disperati tentativi di salvarlo. La morte è sopraggiunta in seguito alle conseguenze dell'urto. Una Volkswagen che saliva a direzione Castel di Sangro Roccaraso ha impattato l'orso che attraversava proprio in questo punto il tratto stradale. E lo ha impattato a circa una trentina di metri da questo punto. Poi l'orso evidentemente si è trascinato fin poco più avanti da dove ci troviamo e è rimasto in agonia circa una cinquantina di minuti, evidentemente con traumi fortissimi all'interno, perché poi verso, insomma, quando stava per morire ha riversato anche sangue dalla bocca, che è presente proprio sul punto. Sono accorsi da subito i carabinieri e poi si è costituito tutto quella consistenza di forze dell'ordine, il guardiaparco e la veterinaria della ASA, dottoressa Erminia Scioli, che insomma poco dopo hanno dovuto constatare il decesso dell'animale, è stato poi caricato e portato allo zoo profilattico di Isernia per gli esami di rito. È una grande perdita, lo possiamo dire? Ma insomma si è scosso il mondo intero, la stampa, tutti i media ieri sera hanno dato risalto a questa notizia che insomma è ridondata sui web in maniera davvero straordinaria. Certamente va anche considerato che i due ragazzi, sfortunati ovviamente, sono rimasti illesi, traumatizzati dal punto di vista emotivo, perché hanno, loro qua insieme a noi hanno constatato poi il decesso dell'animale e quindi per loro insomma la sorte è andata meglio, per l'animale purtroppo no. L'orso era molto conosciuto in zona per via delle sue scorribande nei centri abitati alla ricerca di cibo, un dolore per tutti gli abruzzesi e non solo. Aveva soggiornato oramai già da 3 giorni in questo punto, proprio a monte di dove ci troviamo c'è una masseria e aveva dormito nella legnaia di questa masseria e la mattina stessa, ieri mattina i guardiaparchi l'avevano in qualche modo avvistato, quindi sempre in loco, e finché poi ieri sera è avvenuta la tragedia. Vedi, queste sono quelle che ha ammazzato, ho 6-7 di queste e 6 di queste. È entrato, vedi? E qua si è coricato, vedi dove è entrato? E qua si è coricato. Ha provato a entrare di là perché là ci sono le pecore, però quella è una porta di ferro e ha scatastrato tutta la legna, vedi? E poi qua si è coricato, dopo che ha mangiato e così. Poi l'orso ieri mattina, quando io sono salito sopra, alle 8:30, e ha accavallato questa rete piegandola e è uscito fuori. Ha spostato tutte queste legne coi piedi forse, tutto là. Boh, come vi ripeto, mi dispiace che è successa questa disgrazia. Effettivamente è un animale che l'uomo non l'aggredisce, secondo me. Perché io ci sono vissuto da vicino. E io dovevano tenere più accortezza a salvaguardarlo tutto là. Mi dispiace veramente, sia per l'ente parco e per tutti.